Dopo un lungo periodo di incertezza, sembra che finalmente la ex coppia Chiara Ferragni e Fedez abbia raggiunto un accordo definitivo. Il divorzio è ufficiale, il sogno di vederli insieme è svanito, ma ora prevale almeno la serenità trovata tra i due, soprattutto per quanto riguarda i figli. Questo accordo tanto atteso è solo il preludio al divorzio definitivo che arriverà tra circa 6 mesi. Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l'accordo di separazione e divorzio, come dichiarato pubblicamente dai loro avvocati. Sarà tutto scritto e finalmente concluso, senza più ipotesi, pensieri o voci di corridoio. Tra le questioni più spinose c'è quella relativa ai figli Leone e Vittoria. In passato era circolata la voce che Chiara avesse chiesto un assegno di mantenimento mensile per i figli, ma l'accordo finale sembra smentire tutto questo. Leone e Vittoria staranno con entrambi i genitori per periodi simili e durante questo tempo Chiara o Fedez si occuperanno del loro mantenimento. Fedez si è impegnato a pagare le scuole, le spese mediche e le attività sportive dei bambini. Si punta a non far pesare ai minori la mancanza di un quadro familiare coeso come prima del divorzio. Sull'esposizione dei figli sui social, l'avvocata di Ferragni, Daniela Missaglia, ha dichiarato che i genitori dovranno chiedersi reciprocamente un'autorizzazione per pubblicare contenuti relativi ai figli. Fedez e Ferragni rimarranno sempre una delle coppie più controverse e seguite del